Fu convocato un grande comizio centuriato, cui presero parte tutti i cittadini soldati che proclamarono definitivamente seppellita la monarchia. Le attribuirono la responsabilità di tutti gli errori e soprusi di cui si era macchiata l'amministrazione della cosa pubblica in quei primi 2 secoli e mezzo di vita, e al posto del re nominarono 2 consoli, scegliendoli nelle persone dei 2 protagonisti della rivoluzione, il povero vedovo Collatino e il povero orfano Lucio Giunio Bruto. Il primo, avendo declinato, fu sostituito da Publio Valerio. Publio Valerio passò alla storia con nomignolo di Publicola, che vuol dire amico del popolo. Questa amicizia Publicola la dimostrò sottoponendo e facendo approvare dal comizio alcune leggi che rimasero basilari per tutto il periodo che durò la Repubblica. Esse comminavano la pena di morte a chiunque tentasse di impadronirsi di una carica senza l'approvazione del popolo. Consentivano al cittadino che fosse stato condannato a morte il ricorso in appello all'assemblea, cioè al comizio centuriato, e concedevano a tutti il diritto di uccidere, anche senza processo, chi tentasse di farsi proclamare re. Quest'ultima legge dimenticava però di precisare in base a quali elementi si poteva attribuire a qualcuno quell'ambizione, e ciò consentì al Senato, negli anni che seguirono, di liberarsi di parecchi incomodi nemici, additandoti appunto come aspiranti re. Il sistema è ancora in uso presso parecchi popoli. Gli aspiranti re si chiamano a volte deviazionisti, a volte nemici della patria, agenti al soldo dell'imperialismo straniero. I delitti col progresso non cambiano. Nel suo zelo democratico, Publicola introdusse anche l'uso da parte del console, quando entrava nel recinto del comizio centuriato, di far abbassare dai littori che lo precedevano le insegne. Quei famosi fasci che poi Mussolini rimise di moda e che costituivano il simbolo del potere. Per dimostrare plasticamente che questo potere veniva dal popolo, il quale, dopo averlo delegato al console, ne restava l'arbitro. Erano tutte bellissime cose che lì per lì fecero un grande effetto, ma una volta sbolliti gli entusiasmi, la gente cominciò a domandarsi in cosa si concretavano praticamente i vantaggi del nuovo sistema. Tutti i cittadini avevano il voto, va bene, ma nei comizi si seguitava a praticare quel diritto per classi, sempre combinate su quello schema serviano, per cui i milionari della prima, avendo 98 centurie e quindi 98 voti, bastavano da soli ad imporre la propria volontà a tutti gli altri. Infatti, una delle prime decisioni che presero fu quella di revocare le distribuzioni di terre fatte ai poveri dai Tarquini nei paesi conquistati, sicché ci furono parecchi piccoli proprietari che si videro confiscare da un giorno all'altro la casa ed il podere, e non sapendo come tirare avanti, tornarono a Roma in cerca di lavoro. Ma a Roma di lavoro non ce n'era, perché i consoli, essendo nominati per un anno soltanto, non potevano intraprendere nessuna di quelle grandi opere pubbliche che erano la specialità dei re, eletti a vita i primi 5 e addirittura a titolo ereditario gli ultimi 2. Inoltre, la Repubblica, dominata dal Senato che l'aveva fatta e che era costituito di proprietari terrieri di origine sabina e latina, era taccagna, a differenza della scialacquona monarchia, dominata dagli industriali e dai mercanti di origine etrusca e greca. Essa voleva risanare il bilancio, come si direbbe oggi, cioè praticare una politica finanziaria sparagnina, anche perché non aveva nessun interesse a moltiplicare la categoria dei nuovi ricchi, suoi naturali avversari. Insomma, la città era in crisi e i poveri cafoni che venivano a cercarvi scampo dalla disoccupazione e dalla fame delle campagne vi trovarono altra fame ed altra disoccupazione.
i cantieri erano fermi, rimaste a mezzo le case e le strade. Gli audaci imprenditori, che erano stati grandi sostenitori dei Tarquini e avevano dato impiego a migliaia di tecnici e a decine di migliaia di operai, erano al bando o temevano di esserci messi. I pubblici locali chiudevano, uno dietro l'altro, per mancanza di clienti, diradati dalla scarsezza di circolante e dal clima puritano che tutte le repubbliche diffondono o cercano di diffondere. I propagandisti del nuovo regime arringavano continuamente la folla per ricordarle i delitti che i re avevano commesso. Gli ascoltatori si guardavano intorno e pensavano che fra i delitti c'era anche il foro, dove in quel momento si trovavano e che era stato costruito dagli esecrati re. Un altro punto su cui i propagandisti insistevano erano i misfatti perpetrati dall'ultima dinastia, che aveva cercato di far di Roma una colonia etrusca. C'era del vero, ma appunto, in grazia di questo, Roma aveva ora il suo circo massimo, la sua cloaca, i suoi ingegneri, i suoi artigiani, i suoi istrioni, che erano gli attori del tempo, i suoi pugilatori e gladiatori, protagonisti di quegli spettacoli di cui i romani erano tanto ghiotti, e le sue mura, e i suoi canali, i dovini, e la sua liturgia per adorare gli dèi, che era tutta roba importata appunto dall'Etruria. Non tutti naturalmente lo sapevano, perché non tutti in Etruria erano stati, ma ne erano più degli altri coscienti giovani intellettuali che avevano studiato e preso la laurea nelle università etrusche di Tarquinia, di Arezzo, di Chiusi, dove i babbi li avevano mandati a studiare e di cui conservavano un gran ricordo. Essi non appartenevano in genere alle famiglie patrizie, che i loro figli se li educavano in casa, badando a farne non uomini istruiti, ma uomini di carattere. Venivano da famiglie borghesi e la loro sorte era legata a quella dei traffici, delle industrie e delle professioni liberali che erano appunto le più colpite dal nuovo andazzo delle cose. Per tutte queste ragioni lo scontento fece presto a nascere e purtroppo esso coincise con la dichiarazione di guerra lanciata da Porsenna su istigazione di Tarquinio. Come sia andata questa faccenda? Con certezza non si sa. Ma data la situazione, non è difficile immaginare quali dovettero essere gli argomenti che il deposto monarca svolse per indurre Lucumone a prestargli aiuto. Costui dovette certo fargli osservare che i Tarquini, per quanto di sangue etrusco, verso l'Etruria non si erano poi dimostrati buoni figli, se l'avevano continuamente tormentata con guerre e spedizioni punitivi, fino a ridurla quasi tutta sotto la loro signoria. Ma il superbo, probabilmente, gli rispose che nel momento stesso in cui egli e i suoi due predecessori facevano romana l'Etruria, facevano anche etrusca la stessa Roma, conquistandola, per così dire, dal di dentro, a spese dell'elemento latino e sabino che da principio l'aveva dominata. La lotta non era stata fra potenze straniere, ma fra città rivali, figlie della stessa civiltà. Roma, sebbene ultima nata, aveva cercato non di distruggerle, ma di riunirle sotto un comando unico per condurle al predominio in Italia. Forse aveva sbagliato, forse aveva qua e là calcato la mano, con poco rispetto delle loro autonomie municipali. Ma a nessuna i Tarquini avevano serbato la sorte cui avevano sottoposto, per esempio, Albalonga e tanti altri borghi e villaggi del Lazio e della Sabina, distrutti dalle fondamenta. Nessuna città etrusca era stata mai messa a sacco. I mercanti, gli artigiani, gli ingegneri, gli attori, i pugilatori di Tarquinia, di Chiusi, di Volterra, di Arezzo, appena emigravano a Roma, non vi trovavano la sorte degli schiavi, ma vi diventavano preminenti e tutta l'economia, la cultura, l'industria,
il commercio delle città erano praticamente nelle loro mani. Cioè, lo erano stati, finché i Tarquini erano rimasti sul trono a proteggerli. Ora con la Repubblica che sarebbe successo? La Repubblica significava il ritorno al potere di quei latini e sabini zoticoni, avari, diffidenti, reazionari e istintivamente razzisti, che avevano sempre covato un sordo odio per la borghesia etrusca, liberale e progressista. Non c'era da farsi illusioni sul modo in cui l'avrebbero trattata. E la sua scomparsa significava l'affermazione, alle foci del Tevere, di una potenza forestiera e nemica, al posto di quella consanguinea e amica, anche se un po' litigiosa e manesca, che domani poteva unirsi agli altri nemici dell'Etruria e contribuire al suo tramonto. Se la sentiva Porsenna di disinteressarsi ad una simile rottura di equilibrio? O non trovava conveniente prevenire la catastrofe saltando addosso a Roma, ora che il marasma vi regnava all'interno e all'esterno, specie nel Lazio e nella Sabina? Le ossa della gente dolevano per le botte ricevute dai soldati romani. Ad un cenno del potente Lucumone di Chiusi, tutte quelle città sarebbero insorte contro le scarse guarnigioni che le presiedevano. E Roma si sarebbe trovata, sola e discorde, alla mercé del nemico. Non sappiamo quasi nulla di Porsenna, ma dal modo come si condusse dobbiamo dedurre che alle doti del bravo generale doveva accoppiare quelle del sagace uomo politico. Egli si rese conto che negli argomenti di Tarquinio c'era del vero. Ma prima di impegnarsi, volle essere sicuro di due cose: che il Lazio e la Sabina erano davvero pronti a schierarsi dalla sua parte e che nella stessa Roma c'era una quinta colonna monarchica pronta a facilitargli il compito con una insurrezione. L'insurrezione avvenne effettivamente. E ad essa parteciparono anche i due figli del console, Lucio Giunio Bruto, in memoria, si vede, della fine che il Superbo aveva fatto fare al loro nonno. Essi vennero arrestati e condannati a morte, dopo che la rivolta era stata energicamente domata. E il loro babbo, dicono, volle assistere di persona alla loro decapitazione. Ma la guerra andò male. Le varie città latine e sabine massacrarono le guarnigioni romane e unirono le loro forze a quelle di Porsenna, che giungeva dal nord alla testa di un esercito confederato cui tutta l'Etruria aveva mandato i suoi contingenti. Contro questa invasione, Roma, a sentire i suoi storici, fece miracoli. Muzio Scevola, penetrato nell'accampamento di Porsenna per ucciderlo, sbagliò bersaglio e castigò da solo la propria fallace mano, stendendola su un braciere ardente. Orazio Coclite bloccò da solo tutto l'esercito nemico all'ingresso del ponte sul Tevere, che i suoi compagni distruggevano alle sue spalle. Ma la guerra fu perduta e queste stesse leggende lo provano. La loro esaltazione costituisce uno dei primi esempi di propaganda di guerra. Quando un paese subisce una disfatta, inventa o esagera dei gloriosi episodi su cui richiamare l'attenzione dei contemporanei e dei posteri e distrarla dal risultato finale e complessivo. Ecco perché gli eroi allignano soprattutto negli eserciti battuti. Quelli che vincono non ne hanno bisogno. Cesare, per esempio, nei suoi commentari non ne cita nessuno. La resa dell'urbe fu, come si dice oggi, incondizionata. Essa dovette restituire tutti i suoi territori etruschi a Porsenna. I latini ne approfittarono per attaccare a loro volta Roma, che però riuscì a salvarsi con la battaglia del lago Regillo, dove i Dioscori, Castore e Polluce, figli di Giove, vennero in suo aiuto.
Comunque, alla fine di tante disavventure, quella che sotto i re era stata la capitale di un piccolo impero, si ritrovava con ciò che oggi sarebbe, sì e no, un circondario, che a nord non arrivava a Fregene e a sud si fermava prima di Anzio. Era una grossa catastrofe e gli occorse un secolo per riaversi. Ma quella guerra fece una vittima ancora più grossa, Tarquinio, il quale aveva già fatto le valigie per tornare a Roma, riprendere il potere ed esercitarvi le sue vendette, quando Porsenna lo fermò e gli disse che non intendeva ripristinarlo sul trono. Si era egli accorto che la restaurazione monarchica era impossibile. O forse diffidava di quell'intrigante che, una volta tornato alla testa del suo popolo e del suo esercito, avrebbe forse dimenticato il beneficio ricevuto e ricominciato a tormentare Etruria. Noi propendiamo per la seconda ipotesi. L'Etruria era un paese anarchico, dove ogni città voleva restare indipendente e non ammetteva di veder limitata la propria autonomia. Tarquinio avrebbe fatto di Roma una città definitivamente etrusca, ma dell'Etruria una provincia definitivamente romana. L'Etruria non volle e la pagò cara. La lega che Porsenna aveva faticosamente messo in piedi in quell'occasione si sciolse prima che il suo esercito confederato potesse ripristinare le comunicazioni con le colonie etrusche del Mezzogiorno, che frattanto erano rosicchiate dai greci. Il Lucumone ritornò chiusi e vi si chiuse, mentre i greci avanzavano a sud e da nord si profilava un'altra terribile minaccia, quella dei Galli che scendevano dalle Alpi e sommergevano le colonie etrusche della Valle Padana. Ma nemmeno di fronte a questo pericolo l'Etruria trovò la sua unità, quell'unità che Tarquinio voleva darle nel segno e nel nome di Roma. Il vecchio re seguitò ad intrigare, ma inutilmente. Le vittoriose città del Lazio, con Veglio alla testa, collaborarono ad impedirne il ritorno. Preferivano avere a che fare con una Roma repubblicana, di cui sapevano tutte le difficoltà interne e quindi l'impossibilità di tentare una rivincita, che infatti tardò un secolo a profilarsi. Le liberazioni costano sempre molto care. Roma pagò quella sua dal re con l'impero. Aveva impiegato 2 secoli e mezzo per conquistare l'egemonia sull'Italia centrale e l'aveva raggiunta sotto la guida di 7 sovrani. La Repubblica, per restar tale, dovette rinunciare a tutto questo. Cosa dunque non aveva funzionato sotto la monarchia per indurre i romani, pur di disfarsene, a questa rinuncia? Non aveva funzionato il crogiuolo, cioè la fusione fra le razze e le classi che ne costituivano il popolo. I primi 4 re avevano mortificato l'elemento etrusco che costituiva la borghesia, la ricchezza, il progresso, la tecnica, l'industria ed il commercio. Gli ultimi 3 avevano mortificato l'elemento latino e sabino che costituiva l'aristocrazia, l'agricoltura, la tradizione e l'esercito, che trovavano la loro espressione politica nel Senato. Ed ora il Senato si vendicava con la Repubblica, che fu esclusivamente opera sua. D'ora in poi tutto fu repubblicano a Roma. Anche e specialmente la storia, che cominciò ad essere narrata in modo da screditare sempre più il periodo monarchico e i grandiosi successi che sotto di esso Roma aveva conseguiti. Non bisogna dimenticarselo quando si leggono i libri di storia romana, concordi nel far coincidere l'inizio della grandezza dell'urbe dal momento in cui ne fu scacciato l'ultimo Tarquinio. Ma non è vero. Roma era già stata una potente capitale al tempo dei re ed è in buona parte grazie alla loro opera che lo ridiventerà. Gli austeri magistrati che ne presero il posto ed esercitarono il potere
in nome del popolo, vi trovarono già costituite le premesse dei futuri trionfi. Una città ben organizzata dal punto di vista urbanistico e amministrativo, una popolazione cosmopolita e piena di risorse, un'elite di tecnici di prima qualità, un esercito sperimentato, una chiesa ed una lingua ormai codificate, una diplomazia che aveva fatto il suo tirocinio formando e rompendo alleanze un po' con tutti i vicini di casa. Questa diplomazia fu abile anche nel momento della catastrofe. Essa si affrettò a stipulare due trattati, uno con Cartagine per assicurarsi la tranquillità dalla parte del mare ed uno con la Lega Latina per assicurarsela dalla parte di terra. Ambedue implicavano le più radicali rinunce. Sul mare, Roma abbandonava ogni pretesa in Corsica, Sardegna e Sicilia, che si impegnava a non oltrepassare con le sue navi e dove poteva soltanto rifornirsi senza mettervi piede. Ma era una rinuncia che le costava poco, visto che non aveva ancora una flotta degna di questo nome. Ma più dolorose erano quelle di terra, sancite dal console Spurio Cassio al termine delle ostilità con Veio e i suoi alleati. Roma rimase padrona solo di 500 miglia quadrate e dovette accettare di essere pari tra pari nella Lega Latina. Il Fedus, cioè il patto del 493 avanti Cristo, comincia con queste enfatiche parole: sia pace tra i romani e tutte le città latine, finché la posizione del cielo e della terra rimanga la stessa. La posizione del cielo e della terra non era per nulla cambiata quando, meno di un secolo dopo, la Repubblica Romana riprese il sentiero di guerra a mezzo del quale si erano fermati i suoi antichi re e non lasciò alle città latine neanche gli occhi per piangere. Da allora le alleanze fra gli stati si sono continuate a stipulare col proposito di farle durare finché la posizione del cielo e della terra rimanga la stessa. E a distanza di pochi anni o di molti anni, uno dei contraenti fa immancabilmente la fine di Veio. Ma impassibili, i diplomatici insistono ad usare quella formula o altra equivalente e i popoli a crederci.